Salve gente, qui parla Otakumene, bentornati alla rubrica fase nella quale provo giochi ancora in fase di sviluppo o early access, alpha, beta o gold a seconda delle occasioni. Sono qui con la mia ricompensa per aver collaborato alla campagna di Kickstarter di Yooka-Laylee, un gioco prodotto dalla Playtonic Games, praticamente la vecchia Rare, gli stessi autori di Banjo-Kazooie, Conker Bad Fur Day, Donkey Kong 64 e chi più ne ha più ne metta. Scusate un secondo, devo riuscire a capire come farlo partire perché ho le impostazioni un po' sballate oggi. Ecco fatto. Dunque, il log è venuto un po' male. Prima si vedeva meglio, adesso c'è Playtonic Games specchiato, chissà per quale motivo. Comunque sia, è la vecchia scuola, diciamo, del gaming, questa qua. Il gioco dovrebbe uscire nel 2017. E sto usando il gamepad, ovviamente, come ha detto, come dice qua. Raccomandato il gamepad. Si tratta del Toy Box Plus, Ah, scusate un secondo. Cercherò di tradurre quanto possibile. Cos'è stato quel rumore? Mostrati! Avvicinati, muovi la levetta e salta con A. Ecco, già da questo tipo di inquadratura potete intuire che genere di gioco è. È il sequel spirituale di Banjo-Kazooie slash Banjo-Tooie. Una cosa che la nuova Rare, cioè quella acquisita da Microsoft, non farà mai praticamente. O non farà bene come la vecchia Rare. Dicevo comunque, il Toy Box è una delle ricompense per i backers che hanno offerto una cifra intermedia, non pari a 3.000 dollari, che con quella si poteva doppiare un personaggio nel videogioco. Praticamente una specie di anteprima di come. Di una piccola parte del primo mondo, mi pare di aver capito. Le cose saranno. Cioè, ci sono. Molto limitato in quanto a azioni, infatti ci sono poche cose che si possono fare. L'ho già provato prima, cioè l'ho già giocato un pochino l'altro giorno prima di partire per Mirabilandia, ma diciamo che è stato tutto quanto corrotto, quindi non è la prima volta che lo gioco, giusto per la cronaca, per essere corretto. Personaggi organici rilevati. Sterminare, distruggere, uccidere. Oh, scusate utenti, non vi avevo riconosciuti lì. Io sono Inept. Benvenuti nella mia realtà virtuale Sandbox, una simulazione del vero mondo, nel gioco finale. Siamo ancora in fase alfa, vi ricordo, eh. Comunque, questo personaggio si chiama Inept. Posso solo dedurre che sia una presa per il culo leggerissima al Kinect, eh? Tanto. Ci ho messo un po' per capirlo l'altro giorno. Esseri di carne possono usare un certo numero di attacchi e salti e altre mosse in questa arena test. Ce ne saranno di più nel gioco finale, come dicevo. Non so cosa voglio dire. Colleziona 100 penne per una ricompensa moderata. È quello che voi sacchi di DNA chiamate una old lark, non so cosa vuol dire, scusate. Non so l'inglese al 100%. Accesso garantito, premere il pulsante per entrare. In tempo reale poi non so per niente bravo a tradurre. Andate allora, no, non ho tutto il giorno. Saltate con A e premete uno dei tasti dorsali mentre siete in aria per fare uno schianto a terra. Dunque, scusate un attimo, un piccolo riassunto. Vediamo un po' i comandi che sono fortemente ispirati a quelli di Banjo-Kazooie. Dunque, intanto comunque, giusto per dirne una, i controlli, cioè, sono divini. Cioè, non c'è momentum, quindi non sguilla, non è come giocare con lui, come Luigi praticamente. La camera gira normalissimamente, senza problemi, troppo bisogno di sforzo, insomma, per vedere fino a un certo punto. Si controlla esattamente, anzi, meglio di un gioco vecchio stile. Salto. Dunque, Yooka è il camaleonte e Laylee è la pipistrella, tecnicamente. Cioè.
È una femmina questo pipistrello qua. Anzi, sto un attimo fermo che voglio mostrarvi la idle animations, cioè l'animazione che hanno quando sono fermi. Per ancora qualche istante, perché è una delle poche cose che sono riuscito a vedere quando ho registrato l'altro giorno. Dai, eccolo qua. È una cagatina, però mi piacciono queste cose qua. Dunque, salto, c'ha il doppio salto, cosa che Benji non aveva. E può planare. Io trovo poi adorabile la voce di Lei e Lei. Mi piace un sacco. La voce di Yu, che invece è un pochino irritante. Lo faccio sentire premendo il pulsante start. Ecco, come in Banjo-Kazooie, ovviamente. Questo è un... Non lo so, onestamente. Questa è la piuma, invece. Ma non so, Banjo mi sembrava molto più sopportabile con i suoi Yuka invece, perché si sente che la voce di Yuka è camuffata artificialmente, ecco, non suona molto naturale rispetto a Lei Lì, che c'è una voce un pochino più sopportabile. Poi Doug la corsa, questo me lo ricordo, credo questo, sì, eh. Come la corsa con Kazooie in Banjo-Kazooie, ovviamente. Si può anche saltare, come appunto quello che ho appena detto. Però qui si acquista un po' di momentum. Infatti, per girare ci vuole un pochino. Ma va benissimo, perché è soltanto una fase. E poi non c'è bisogno tipo di abbassarsi e poi premere un pulsante per poter correre. Basta premere semplicemente un pulsante e la levetta. Questi pulsanti non fanno... Ah no, questo qua è per la telecamera. Basta tenere premuto e segue sempre la visuale frontale. L'attacco. Poi dovrebbe esserci una specie di sistema combo, ma in questo toy box non ci sono ancora arrivato. Ah sì, poi c'è il salto classico, il salto lungo. E da qui si può anche planare. Poi vabbè, lo schianto, come... Basta premere il pulsante per abbassarsi mentre si salta. Ops. Bug rilevato. Dite agli sviluppatori che hanno combinato un casino. Nulla a che fare con me, vero? Io dovrei essere soltanto un bot di sicurezza comunque. Che cosa ne so io di tutorials? Peculiarità che è sempre ereditata da Banjo-Kazooie. Molti scherzi su quarta parete e... tipo cose che hanno a che fare col gioco che non, alla quale non, della quale non bisognerebbe preferire. Tipo tutorial, cosa ne sanno i personaggi dei tutorial? Sono una penna. Beh, una creata dalla realtà virtuale praticamente. Collezione nel centro e ricevi un pagey. Dunque, vediamo un po' se mi ricordo fino a dove sono arrivato l'altro giorno. Agli organici servirà una abilità di hacking impressionanti per spezzare quella serratura. Oppure potreste dargli una botta con X, cioè l'attacco di prima. Ah, ce n'è già un altro là in cima, l'ho visto soltanto adesso. Altra cosa su questo toy box è... Questo è il toy box plus, cioè c'è un piccolo extra rispetto al toy box classico. Non so qual è però, onestamente. Avevo letto che c'era tipo qualche area in più, però non avendo mai confrontato le versioni e non avendo provato la versione senza plus, insomma, ne so esattamente quanto voi, praticamente. Se sei sicuro che l'acqua non ha effetto sui tuoi circuiti, ti dirò come nuotare. Premi A per salire e X per scendere. E poi muoviti con la levetta analogica. Se controlli di nuoto, non so. Qua c'è del momentum, cioè premendo A una volta va su per un po'. Cioè non è che premendo giù va subito giù, vedete? Non è esattamente il massimo questo. Ma comunque solo un alfa, quindi nessun problema.
Sì, ma che faccio anch'io se mi rimanda indietro nel tempo. C'ho l'abitudine, insomma, di abbassarmi prima di correre. Vola, credo, come una aquila cibernetica. Utenti, anzi. Premi. Ah, sì, salto in alto. Abbassarsi, saltare. Adesso noi vediamo tutto quanto cubico, insomma, non esattamente appetibile, ma vi ricordo che è un sandbox ed è in alfa. Infatti lì ci sono un paio di strutture ben definite. E sarà, il gioco completo sarà con quello stile lì, eh. Quindi non preoccupatevi. Questo sì, ecco, qua basta spingere. Mi aspettavo un'animazione per la spinta, ma va bene lo stesso. Allora, queste sono le meccaniche di base per i puzzle, diciamo, in stile Banjo-Kazooie. Non so che correre a sto punto. Il suono si sente più distante. Ah, a proposito, la colonna sonora e credo buona parte delle voci sono di Grant Kirkhope, che è lo stesso compositore di Banjo-Kazooie, moltissimi altri giochi, tra cui grossa parte dei giochi Rare e anche alcuni giochi Nintendo attuali, e diede anche la voce a diversi personaggi come Mambo Jumbo, i Jinjo in Banjo-Kazooie, ovviamente. Era lui che faceva I-A-O-A-O, I-O-A-E-O, I-O, come era, insomma. Benvenuti, utenti. Non avete visto nessun altro organico qui intorno, vero? È così difficile soddisfare l'urgenza di sterminare in questa simulazione vuota. In ogni caso, cosa ne pensate delle differenti visioni della telecamera, insomma, dell'angolatura delle telecamera fino a questo punto? Avete un favorito? Beh, io sono propenso per il classico. Sono sicuro che voi esseri di carne potrete discuterne e dare feedback nel forum di Playtonic Games. Segnatevelo. Anche se il wifi è è un po' scarso, hearsay, non so cosa vuol dire, purtroppo. Si riconosce comunque lo stile musicale di Grant Kirkhope. Certo, non è la come si chiama quella traccia? Grantis Castle, cioè il castello di Grantilda. Però ricorda molto Spiral Mountain, la montagna spirale, il primo overworld di Banjo-Kazooie. Senza tempo anche quello. Ah già, le salite scivolose, in questo caso bisogna sempre correre. Accidenti. Sì, la voce di lei lì la trovo proprio adorabile, oh. Mi piace, che volete che vi dica. Non si può planare una volta che si corre con questa. Ah, c'è un altro passaggio qua sotto. Non c'è l'ossigeno. Questo perché ovviamente è ancora un prodotto in fase alfa. Chissà se nel prodotto finale poi ci sarà, insomma, l'ossigeno, insomma, da respirare. Ogni volta che vedevo le bolle che calavano in Banjo-Kazooie, panico a manetta. Così. Mostra anche un po' della fisica del ponte. Comunque, per eventuali informazioni o che altro, vi lascio nella descrizione del video qualche altra info, magari direttamente il sito di Playtonic Games o direttamente di Ukulele. Non da questa parte, non ancora, tantomeno, oppure sì. No, prima finendo questa parte. Andiamo per ordine. In ogni gioco che si rispetti, in cui ci sono i collezionabili, come appunto Banjo-Kazooie, oppure, che so, Gex. Chi se lo ricorda Gex? La vecchia mascotte della Crystal Dynamics, credo.
Accidenti. Insomma, in questo genere di giochi bisogna sempre controllare dietro ogni angolo. No, non c'è niente. Perché ci possono sempre essere dei collezionabili nascosti. O altri segreti di diverso genere. O magari degli easter egg o cameo di altri personaggi. Altri riferimenti, che so. Ora come ora mi lascia presa a girare molto bene, comunque, il gioco. Qua nulla, no, nisba, niente, nada. Qua niente segreti. Vogliono farceli trovare, eh? Non ci rendono le cose facili quelli di Playtonic. E meno male, perché i giochi troppo facili sono una barba. E qui invece posso frenare? No. Ma posso decelerare, però no. Qualche tipo di meccanica per aumentare o diminuire la velocità c'è. Carine le texture di queste rocce. Certo, non sono un sovranalizzatore, però almeno le basi. Adesso io non lo sto giocando in full screen, lo sto giocando sul PC, quindi non posso avere un'idea della qualità effettiva di come potrà essere sulla TV. Però intanto gloriosissimi 60 frame per secondo fanno molto. Salve, cosa c'è adesso? Buone nuove, utenti. Ho sterminato tutti quanti gli NPC in questa simulazione. Ora potete circolare liberi. Quindi troveremo soltanto lui, posso solo immaginare. Che vocina carina. Nulla. L'ombra la vedo soltanto quando sono ormai arrivato. Non questa, ma questa qua sotto. Eccola qua. Nemici. Ancora non c'era arrivato. Aspettate un attimo, voglio vedere che succede se sto fermo. Se c'è una barra della vita. No. C'è uno stroke, cioè c'è un alone giallo, ma poi basta. Niente barra della vita, siamo invincibili in questa versione. Sistema combo, niente. Ehi, aspetta, c'è stato qualcosa. Ha fatto un verso diverso ed è stato più veloce per qualche istante. Niente collezionabili? Tutto qui? Altri nemici sotto vetro. Ah, ho capito, sono i tipi di animazioni dei nemici. Beh, un piccolo extra. Questa cos'è? Corsa di lato? Presumo. Potrei fare anche dei green screen con queste immagini qua. Basterebbe togliere lo sfondo verde. Corsa impanicata. minaccia, presumo. Danza della vittoria. Terrorizzato. E questo... Complimenti per gli occhi ballerini. Posizione standard. Non posso romperle queste gabbie, eh? No. Oddio, che casino. Tutti quanti allo stesso tempo. Ah, ma... Cioè, risponde ai nemici allora, alla fine. Ah, ecco, c'è qualcosa. Questo deve essere la combo che dicevo. Ah, cacchio, non riesco a rifarlo. Chissà come cavolo è.
Cioè, tipo, devo colpire i nemici in sequenza o qualcosa del genere? E se muoio, che succede? Scusate un attimo. No, niente faccia del nemico. O che altro. Sono abituato ai game over di... ai game over. All'uscita del gioco di Banjo-Kazooie. Uno salva ed esce, perché deve guardarsi la schermata del game over? Non è giusto. Prima almeno ho risparmiato un pochino di strada, credo. E qui ci sono un pochino andato l'altra volta. Notare come la musica sia cambiata. Tipicamente in stile Grant Kirkhope. O Kirk Grant Hope. No, probabilmente Grant Kirkhope. Scusate, non mi ricordo mai il nome. Troppo ripido. Se salto da qui invece. Problema risolto. Siamo già a 45 però, eh. Siamo quasi a metà. Sì, sta voce di Luca proprio non mi sfagiuola. Se no, già se non fosse stata modificata al computer, l'avrei preferita. È una cosa mia personale, poi. Oh! Ci siamo quasi, 50 piume accumulate. C'è il modo per fermarmi mentre scivolo. Ci è mancato poco. No! 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 Pensavo peggio. Questo cazzo di momentum! Niente danni da caduta. Forse anche ancora troppo presto per questo. Ah, che cazzo succede alla telecamera? Non doveva andare così. Vabbè, dai, glitch sono perdonabili in questo caso. Io però non sono perdonabile quando faccio sti errori qua. Ma dai! Errori da principiante. Vabbè, dai, un platform. Quindi non posso. Com'è successo questo? Dai, da bravo, da porco Deagle. Accidenti. Almeno ho salvato la pelle. Dubito che da questa altezza possa morire, però non si può mai sapere. Ups, no, non così in fretta. Cos'è questo? Ah, sì, no, qua c'ero arrivato. Anche qua si viene mostrata un po' la fisica dei puzzle. Niente danni. Anche qua mi aspettavo delle animazioni da spinta, ma non si può aver tutto. Col pendolo non ci ho mai provato. No. Un po' come quei giochini stozzi che ci sono al mare, in cui devi far girare la pallina e farla entrare nel buco. Meno male che è così leggera, altrimenti avrei perso la pazienza. 60, niente male. Siamo già a 6 decimi. Lo so, sono un tipo banale. Dunque, qua c'ero stato, ma fino a un certo punto. Folata di vento che fa accelerare. Questa brezza ti fa sentire vivo, utente? Utenti. Mi fa sempre giocare al plurale. Come ho detto prima, cercare dietro ogni angolo. Nope. Non qui, quantomeno. Oh, c'è una piuma lassù. Cercherò una zona più in alto. Forse devo rifare il giro. Porca Giuda. Vedete cosa succede a non guardarsi intorno? Ah,
Ecco, già qui è zona di mistero per me. Ehi, gotta go fast, gotta go fast. Altro che Sonic. Semplice, sempre che non escano fuori dei nemici. Niente trappole quest'oggi. Tanta. Da qui, ah. Salto in lungo. Ah, non me l'aspettavo. Contro cosa hanno sbattuto adesso esattamente? Quindi palle rosse male. O quantomeno queste palle. Forse nel gioco finale ci sarà tipo una valanga. Quanto sono rimasto? 74. No, controlliamo anche la sua adesso, che non si sa mai. Ecco, infatti, là c'è un interruttore. Dai! Qualche altra nota? Nota! Qualche altra penna? Vedete? Sono... deformazioni del successo, essendo così abituato a... Banjo-Kazooie. Lo sapevi? I robot... ai robot piacciono davvero tanto gli effetti particellari. Ah! Ho avuto a che fare di recente con effetti particellari, nota come un purge. Che casino farli. Sì, insomma, sono una mini esposizione di effetti particellari o effetti speciali per noi profani. La scia che si lasciano i nemici, presumo, o altri personaggi quando corrono. Personaggio dentro una bolla. Fiamma, non mi fa male. Fuoco non fa male! Ghiaccio, esplosione di ghiaccio, scossa. Si poteva fare un pochino meglio questa. Mi sembra che corrompa anche lo schermo in parte. Comunque, vabbè, è praticamente la stessa cosa, solo che viene deformata. Vabbè, è una cosa tecnica. Una fiammella. Bel effetto di luci ombre, però qua. Anche l'illuminazione fa molto in un gioco, Ma cosa abbiamo? Magia. Aura oscura. Per vedere l'illuminazione anche qui. Niente male, niente male. Questo carica. Presumibilmente quando sarà un po'. Quando Yuka e Lely troveranno un potenziamento di qualche genere o si trasformeranno. Ho visto che tra le trasformazioni c'è una specie di pianta. Chi è? Che cavolo è successo? Dall'altra parte c'è qualcosa? No, guardando in alto. Glitch della telecamera, i miei preferiti. Quanto li amo. Sarcasmo modalità on. Non mi ricordo, questa cambia... Sì. Cambia il tema musicale anche quando si è sott'acqua. Prima non ci avevo fatto caso. Qui sotto ci sono stato, sì. L'altra volta, intendo. Non male che non c'è l'ossigeno. Questo pezzo qua mi ricorda il deserto di Gobi in Banjo-Kazooie. In quella parte dove c'è la sabbia bollente, poi si riempie d'acqua e bisogna raccogliere le note quando appunto è tutto rinfrescato. Cavoli, quanti ricordi. Mi viene. Ecco, giocare a questo gioco mi fa tornare. Mi butta indietro nel tempo. Mi fa tornare la voglia di giocare ai platform dell'epoca. Gex forse un po' meno, perché è un po' monotono. Cioè, Gex 2 era terribile. Gex 1 era un gioco differente. Gex, cos'era? Deep Cover Gecko, mi sembra. Era.
passabile, però non epico. Non epico ai livelli tipo di Jokazooie. Alt. No, aspetta, prima di andare nella porta voglio vedere tutto quello che c'è intorno, perché so che mi perdo qualcosa. Lo so per esperienza. 80, uè, siamo quasi alla fine. No, basta. Qua invece no. Qua c'era lo scrigno, l'ho già aperto. Entriamo nella porta allora. Non so cosa c'è, qui non ci sono ancora stato. La musica è tornata quella di prima, vabbè. Speravo almeno 4 o 5 tracce musicali. Ah, l'avevo visto nella campagna di Kickstarter che c'era qualcosa in merito a dei fantasmi. Non so che cosa, però forse. Liberare noi scrittori fantasma. Che divertimento. Ma in questo sandbox ce n'è soltanto uno. Sì, quindi ecco, mi stavo appunto domandando cosa fosse quella roba lì. Sì, sono i Jinjo di questo. O i Jinji, a seconda della versione di Banjo-Kazooie che state giocando, di Yooka-Laylee. Poi non posso fare a meno di notare che il tema principale di questo gioco è sono i libri, perché i Page sono delle pagine, no? Mi sembra di ricordare. Le penne sono quelle che si raccolgono al posto delle note di Banjo-Kazooie. E poi gli scrittori fantasma, c'è qualcosa che ha a che fare con i libri. O quantomeno con la scrittura. Io non so tutto di sto gioco, però ho dato la mia mano volentieri, insomma, economicamente per questo gioco. Sì, la gravità qui non va proprio al meglio del meglio. Se lo spacco che succede? Appunto, neanche qua. Presumo che anche questo fosse per far vedere la fisica del gioco. Un bocchino. Di qua nulla per ora. Sì, il barile invece esplode molto bene. È solo la gravità. È un po' da migliorare. Questo invece si spacca? Apparentemente sì. No. Dicevo, apparentemente si sposta soltanto. Allora lo devo usare come... come scalino per arrivare da su. Oh! Piattaforme che si muovono! Un po' male, però sì. Anche questo è per la fisica. Ma è un bene, anche se è così poco, stanno già mostrando, insomma, il necessario. Avrei voluto vedere un po' di più, insomma, tipo appunto le trasformazioni, qualcosina in più. Ma considerato che è ancora un alfa, va benissimo, guardate. Già per il solo fatto che mi fa tornare bambino, vuol dire tanto. Ma non ci si arriva, qua però c'è un'altra piattaforma, magari. Se cado adesso presumibilmente morirò. L'utente è troppo in alto, il frame rate comincia a deficitare, insomma, credo. Quanti ne ho presi? 97, solo 3, cacchio! Solo 3. Che cavolo sarà? Ah no, c'è lo scrigno all'inizio, forse ce ne... Ah no, ce ne sono due però dentro. Ce l'hai fatta fino alla cima dell'isola. Ora puoi vedere tutti queste piacevolissime forme geometriche e griglie. Goditelo prima del gioco. Ah,
goditelo prima che arrivi l'inferiore ad alta definizione organico arte del gioco completo, insomma. Scommetto che ci rimbalzo. Scommettevo male. Quindi le palle rosse sono da evitare. Forse. Vediamo se riesco a evitarle tutte quante. Posso saltare? Posso fare qualche altra azione? No. Accettabile! No! No, aspetta, devo prendere quel cazzillo lì! Mannaggia. Vediamo se mi butto, magari mi fa tornare al punto di partenza sopra. No! Accidenti! Vabbè, almeno posso prendere i cosi che sono intrappolati qua. Come ci arrivo, però. Come ci arrivo, in effetti. C'è un altro passaggio, forse? Deve essere un passaggio da qualche parte. Non possono fare un gioco in cui non si possono prendere degli oggetti, dai. Ah no, ecco. C'è una piattaforma là dietro. Ogni angolo. Peste corna. Ora è quel momento drammatico in cui manca soltanto un oggetto e non sai dove cavolo è. Oh beh, io il tempo ce l'ho. Intanto vedo di tornare lassù. Dicevo, vedo di tornare lassù prima che mi venga un collasso dei nervi. Magari riuscirò a scovare l'altra piuma nascosta da qualche parte. Penna, non piuma. Ah, eccola là, è vero, è la piuma che mi mancava è quella là su. Allora, vediamo, magari riesco ad arrivarci da qui. Ci arrivo, ma dai, sì che ci arrivo. Spero. Yes, sir! Ben fatto, hai collezionato 100 penne. Vieni da me per collezionare il tuo Pagey. Già questo jingle ricorda molto quello dei jigsaw, sì, insomma, delle pezzi del puzzle. Non mi ricordo il momento di nome. Andiamo di fare in fretta qua. Vabbè, adesso lo becco, non me ne frega più niente. Non al centro, per amor di Sheovan. Ah, ecco. Questo che fa? Ok, meno male che sono tornato indietro, altrimenti mi sarei perso questo. Ops, no, aspetta, se è da quella parte devo andare di là. Sto facendo schifo, eh. No, non nel precipizio, no! Che pelo! Che cosa abbiamo qua? Non c'è niente. Ah, ho capito cos'è! È uno di quei. Avevo visto una specie di video su Mario 64 DS. È uno di quei posti in cui puoi vedere tipo tutte le reazioni, i suoni con i vari tipi di terreno. Questo deve essere metallico. Credo legno. Acqua, vabbè, blu, cos'altro poteva essere in fin dei conti. Anche con l'effetto visivo.
terra. E questo che cavolo è? L'istinto mi direbbe ghiaccio, ma mi sembra più... non so. Qualcosa di pupazzoso. Plastica. Mi sembra un rumore un po' strano per essere una scivolata. Erba, direi. Non riesco a capacitarmi di questo rumore qua. Che cavolo può essere? Questo... o sabbia o neve, direi. E questo ancora terra? Sì. Che differenza c'è tra questo e quest'altro? Questa è terra più secca, forse. Ok, torniamo indietro, prendiamo il page e vediamo che cosa succede. Telecamera, prego. Devono migliorare un po' questa questione qua della telecamera. Ogni tanto fa le bizze. Anzi, no, è vero, per far prima potrei buttarmi giù, ammazzarmi e tornare al punto di partenza, come ho fatto una volta in Banjo-Tooie ripetutamente. Ma facciamo le cose per bene, una volta tanto. E... eccolo qua! Benvenuti utenti. Ho un segreto per te. O voi. Oh, e quello che cos'era? È un'ottima domanda, perché non so dove cacchio potrebbe essere. Ok, allora do un attimo la caccia a questo piccaglio qua e poi vediamo che cosa succede dopo. Allora, forse farò qualche taglio, onde evitare di farvi perdere tempo. Andiamo di qua. Ehi, ferma tutto, questo non c'era prima. Ne sono sicuro. Oh, grazie al cielo. Si è aperto qualcosa da questa parte. L'ho sentito. Mi domando cosa può essere stato. Allora che controllo, di nuovo sott'acqua da questa parte? Di qua, sì. Ecco, qua sotto questa roba qua, no, questo buco qua non c'era. Problema risolto. Spero che non mi rimandi a capo di monte, che non voglio ripassare l'inferno dello stop and swap, per chi se lo ricorda. Questo scheletro che fa? Non posso attaccare, non posso fare niente, non posso scavare, no. La X segna il punto nemmeno. Benvenuti utenti. Ho un segreto per voi. Quando il gioco del mondo reale verrà rilasciato, cerca una nave pirata per una sorpresa. Fai uno schiantaterra, la roccia solitaria sotto a un albero vicino. Vicino a un albero, insomma, per rivelare la strada. Ricordatelo per trovare la sorpresa. Tutto qua. Sorpresa deludente, pare il mio. Bah, presumo non ci sia altro in questo toy box. Beh, che dire, comunque, giudizio finale davvero buono, cavolo, eccellente. Sono contentissimo di aver contribuito alla creazione di questo gioco, anche se in maniera inferiore rispetto agli sviluppatori. Alcune cose sono da migliorare. Certo, la telecamera per ora mi sembra la priorità assoluta. Per il resto, boh, mi sembra tutto quanto perfetto, onestamente. Cioè, non possono mostrarci molti altri comandi, visto che è ancora in fase alfa, però sono sicuro che hanno molte cose in serbo per noi. Non vedo l'ora che esca il gioco. Due pollici in alto, cacchio. Voi, gente, allora, dicevo, che cosa ne pensate? Io, come ho già detto, non vedo l'ora che esca e non vedo l'ora di sapere qualche altra news in merito. Voi ditemi la vostra nei commenti e, se volete, lasciate un mi piace, iscrivetevi. Insomma, la solita manfrina, no?
Noi ci vediamo poi alla prossima puntata con un'altra fase alfa, fase beta, fase gold, un altro gameplay su sempre, un altro gameplay con un webcam su forever, qualunque cosa. Ci vediamo alla prossima puntata, allora. Qui è Otakumen, passo e chiudo.